Buonasera, benvenuti o bentornati sul mio canale Proviamoci con Simona. Prima di iniziare, se no mi scordo, iscrivetevi al mio canale se vi fa piacere e cliccate sul tasto della campanellina così vi arriveranno sempre i miei nuovi video, perché non potete perdervi, se no come fate? Allora, oggi torniamo a parlare di libri per bambini. Vi voglio proporre un libro per bambini di un'autrice che mi piace molto e poi vi spiegherò perché. È un libro adatto dai 4 anni, però forse per comprenderlo meglio direi anche 5. Ma insomma, è un libro bellissimo, cosa vi devo dire? A me piace tanto. Sto parlando di La montagna di libri più alta del mondo di Rossio Boniglia. Scusate per la pronuncia, spero di averlo detto bene. È edito in Italia da Valentina Edizioni. Detto giusto? Sì, ho detto giusto. Allora, di che cosa parla questo libro? Faccio spoiler, attenzione. È la storia di un bimbo, questo per la precisione, lo faccio vedere, che voleva volare. Questo bimbo voleva volare, ma non riusciva mai, aveva chiesto, e su questo è una storia un po' autobiografica questa, anche a Babbo Natale di portargli un paio d'ali per volare, però Babbo Natale non si sa come mai gli porta sempre ali e giocattolo, che non funziona mai niente, e lui prova in tutte le maniere a volare, con ali di carta, ali di cartone, ali... Di tutto, le prova tutte. Non riesce però a volare finché la madre un giorno al compimento del suo compleanno, ennesimo compleanno, non so quanti anni faceva, 8, 7, non lo so, gli regala una cosa magica che lo farà volare veramente, ovvero gli regala un libro. E con questo libro questo bambino finalmente capisce come fare per volare anche senza le ali. E leggere il libro gli piace molto, gli piace così tanto che ne legge ancora, e poi ancora, e poi ancora, e poi ancora, e poi ancora, tutti gli danno libri e continua a leggere. E ha capito, che ha capito? Non lo so, guarda quanti libri legge. Allora, questo veramente lo consiglio. Ha capito, non ve lo dico che cosa ha capito, lo consiglio perché è un libro che... come posso dire? Per far capire ai bambini il valore della lettura e della fantasia, naturalmente. L'edizione mi piace anche perché ha la possibilità di scrivere qui il nome del bambino o dei bambini a cui viene donato, insomma, perché c'è scritto questo libro appartiene a... Io c'ho scritto Tommaso e Damiano. E ve lo straconsiglio. Il prezzo di copertina è 13,90 euro se non lo trovate in offerta. Vi volevo un attimino parlare dell'autrice, che è l'illustratrice oltre che ideatrice del libro. È una signora, una ragazza in realtà spagnola, lei è di Barcellona, e il suo primo lavoro forse è fare murales, da quello che ho capito, e gli è piaciuta molto perché lei ha un sito dove non c'è una distanza tra voi e lei, ma anzi, oltre a parlare in prima persona, che quando racconta la sua vita, insomma, dice soltanto che è nata nel 1970, mi sembra, a Barcellona, che ha tre figli, e da lì è nata poi la sua voglia di fare libri per bambini. Vi lascio addirittura il suo numero di telefono, oltre che la sua email, ma il numero di telefono. A me mi ha colpito questa cosa, perché non è da tutti avere un contatto così diretto con i propri lettori o comunque con le persone che cercano un autore. I suoi libri sono stati pubblicati in più di 18 paesi e tradotti in più di 20 lingue. Oltre a questo libro vi consiglio anche Di che colore ha un bacio e Il mio amico extraterrestre. È davvero un libro, non so se ve l'ho detto, che mi è piaciuto. Adesso ve ne consiglio anche un altro, però aspettate. Adesso vi parlerò invece di un'autrice italiana. Si tratta di una ragazza, è quasi coetanea mia, è nata nel 1986 in provincia di Novara, che probabilmente ama i gatti, perché due dei testi suoi che ho io in questo momento in mano parlano di gatti, quindi saranno perfetti se ai vostri bimbi piacciono i felini. E si tratta, sto parlando di Silvia Borando, e i libri in questione, forse di uno avete un pochino più, lo conoscete un pochino di più, perché nel 2015 ha vinto il premio Nati per Leggere. Sto parlando di Gatto Nero, Gatta Bianca e Grande Gatto, Piccolo Gatto. Sono due libri molto carini, veramente. Tommaso li adora e anche Damiano inizia a guardarli, perché soprattutto questo qui è stato in bianco e nero e arancione.
lo attrae, fin da piccolo lo ha attratto subito, insomma, perché si sa che diciamo intorno ai 2 mesi i colori che vedono sono soprattutto bianco e nero, poi acquistano via via sempre maggiore dimestichezza con il resto dei colori, però questi attirano la loro attenzione. Allora, parto con questo qui. Come vi ho detto, ha vinto il premio Nati per Leggere. È la storia di questo gatto nero che esce soltanto di giorno e di questa gatta bianca che esce solo di notte. Vedete il contrasto tra il giorno e il gatto che è nero, il contrasto tra la notte e il gatto che è bianco. Poi questi gattini un giorno si incontrano incuriositi dal vedere chi il giorno, chi la notte, invertendo le loro abitudini, e nell'incontrarsi diventeranno inseparabili. Io non ve lo voglio leggere tutto, però è bellino, è carino. E diventando i libri che vi mostro, la casa editrice è Minibombo. Questo libro qui ha un prezzo di copertina di 12,90 euro. L'altro, che parla sempre di gatti come avete visto, è Grande gatto, piccolo gatto. Questa volta i gatti sono bianchi, non ha valore ai fini della storia, però uno è grande e uno è piccolo, e il piccolo tende a mettersi un pochino nei guai. Come andrà a finire la storia? Non lo so, converrà a leggerlo per saperlo. Allora, questi due, al contrario di quell'altra, prezzo di copertina 13,90 euro, questi due, al contrario di quello che vi ho detto per l'altra, appunto, vanno bene per bambini più piccoli, quindi io direi anche dai 0-3 anni, cioè questo va bene 0-3 anni, ma anche questo, perché non capirà un bambino piccolino la storia, però l'ho approcciato già alla lettura del libro e vanno benissimo entrambi, e così ce l'avete già, insomma, nel senso, tanto crescono talmente alla svelta. Comunque Tommaso ha 4 anni e noi ancora li leggiamo questi la sera, li alterniamo, gli dico stasera leggiamo uno, stasera quell'altro, se no leggiamo sempre gli stessi, però e anche questi ve li consiglio. Io veramente, se queste due autrici, sia si sono altri i libri che ha fatto Silvia Morano, non è che ci fermiamo a questi, ma io vi ho fatto vedere questi due, che sono i due che ho io. Quante volte ho detto io? Se Rossio Boniglia e Silvia Morano mi volessero scrivere per dirmi qualsiasi cosa sul mondo del, cioè anche fare libri per bambini, ma sarà bello! Cioè, la fantasia, veramente, poter disegnare quello che uno ha in mente e renderlo così vivo sulla carta deve essere veramente un'esperienza fantastica. Se poi quelle cose che crei vengono lette da altre persone e soprattutto lette da bambini e piacciono ai bambini, cioè complimenti a loro, tanto di cappello. Bene, questo video termina qui, non è stato lunghissimo, però vi volevo mostrare questi libri che vanno benissimo per i bimbi, da fare come regalo, da dare ai vostri parvoletti, insomma ve li consiglio. Vi saluto, vi aspetto al prossimo video e ciao!